siamo? Siamo arrivati qui per testare queste due bestie. Ma non si sa quanti cavalli hanno, quanto pesano, non si sa niente. 25 cavalli? Sì, più o meno sì. Oh. Porca miseria, quanto tempo che non guidavo uno scooter. Prendiamoci un po' la mano. Porca di quella puttana. Com'è piatta. Porca tro... I tamarri di quartiere. Ma adesso non vanno più di moda i motorini elaborati. Ma quando ero più piccolo io andavo di brutto. Che figata come si alza, che spettacolo. Madonna ragazzi, non pesa niente, poi devi vedere come si alza. Wow, wow. Oddio, ho sempre sognato di provare questi motorini qua. Frena anche abbastanza bene, devo dire. Mamma, il due tempi. Dopo chiudiamo bene l'elaborazione. Che spettacolo. Madonna, ma quanto urla, farà 14.000 giri sto a fare, che spettacolo. Che bomba. Io non ho mai avuto un motorino che si impenna così da solo, eh. Porca t***a. Adesso facciamo una bella apertura per testare più o meno lo 0-100. Oh mio Dio. Vai, proviamo, vai! Madonna! Non lo so quanto farà, almeno boh, 120, non ne ho idea. Lo spettacolo è vederlo alzare. Mi sembra di essere tornato a 15 anni. Che bomba. Sono partite le viti. Ma adesso? Sì. Poi fa un bordello allucinante. Ma se dobbiamo dire due robe sulla preparazione, cos'è che è? 70? Sì, è 70. 70. 70 bighevo, albero, prepolini, marmita polini, overrange, PVL. Mm. Più ne metto. Quello invece è peggio ancora. Così dicono. Così dicono. Questo invece non è polini, ma era? Sage 6, ok. Ok. Vabbè. Ah, questo è già più alto. Porca porca Eh no, ma questo va di più, zio. Ma questo va molto di più. Oh, oddio. Madonna, quando attacca la frizione. Questo va molto di più. Di quella puttana, questo va di più, sì. Madonna, senti che frenata. Oh, questo ha segnato 145 km orari a Franciacorta, perché con questo correvano, cioè correva lui. Allora, partenze non possiamo farne perché questo si accappotta, ragazzi. Miseria. Porca
Ai miei tempi si usavano questi motorini, poi sono entrati motard eccetera, ma una volta c'erano con questi. Era con questo che si andava a fare bordello in giro. Ma tra l'altro, oh, tra l'altro la roba brutta è che adesso si è perso, cioè io ho motorini elaborati ma anche motard elaborati, ne vedo veramente pochi in giro, cioè quando ero io 15 anni non c'era quello originale, cioè è diverso. Guarda che frenata. Madò, 14.100 giri, ma il bello tra l'altro è partito. C'è l'anteriore che... Ovviamente siamo in una zona chiusa al traffico. Ah sì, è vero che dura poco il motore, ma quel poco che dura ti fa godere, eh. Questo fa più paura, eh. Sì, questo è un pochettino più gestibile. Questo qua è un animale, che spettacolo. Qualche giorno dopo sono andato ad un raduno di auto molto famoso qui nei dintorni di Milano. Oggi faremo un vlog. Mi sono svegliato da poco, come si può evincere dalla mia faccia e dal letto dietro di me. Ora mi metto a montare il video, perché oggi è un martedì, per l'appuntamento sul canale Passione Motori ore 18 come ogni martedì, e ce l'abbiamo già lì pronto. Quindi ora faremo un salto temporale, andremo a stasera, perché andremo a vloggare in un famoso raduno di auto che viene svolto appunto ogni martedì qui a Milano. Molto bene, salto temporale e magia. Guardate fuori, è notte, quindi andiamo a prendere giù la macchina e andiamo a raduno. Ok, siamo un attimo scesi qua. Robby ora ci fa sentire due sgasate. Questi 50 euro per togliere, diciamolo Robby, per togliere il centrale, ben spesi. Esatto. Molto bene. Potevo farlo prima. Potevi farlo prima. Allora, siamo appena scesi, abbiamo un po' di gente dietro che ci ha inseguito per tutto il parcheggio. Adesso se riusciamo facciamo un paio di ripresine. Abbiamo trovato, esatto, un bomber con la felpa giusta al raduno giusto. Ok, abbiamo un S3 dietro di noi con solo 460 cavalli. Qua abbiamo la stessa Skyline che avete visto sempre sul canale. Ok, qua Passione Motori è su un'auto molto interessante. Porca. Aspetta. Un'impressione a cane. È pure piccolino il volantino, guarda che bello.